Buonasera e benvenuti dal circolo Andrea Doria Apoel Ipswich Town a sfidarsi per questo secondo incontro della Magnum Cup. Primo pallone affidato ai padroni di casa, buon divertimento. Calcio di punizione con numero 8 Manozzi, pronto sul punto di battuta. Manozzi rincorsa breve e poi conclude. Palla messa fuori dall'estremo difensore. Simeone pronto dalla bandierina quando sono quasi 7 i minuti da inizio gara. Bello il cross, stacca di testa. Cardinale che trova solo la parte superiore del montante. Calcio di punizione in favore dell'Apoel in due. Sul punto di battuta alla fine sembra essere intenzionato Mancini ad andare con il cross al centro. Se si parlerà di cross, Mancini va direttamente in porta e infatti ci smentisce subito il numero 14 che non prova il cross bensì la conclusione diretta e fa 1-0 per i suoi. Cross al centro, staccano in due e prova Cardinale a prendere il tempo ancora alto però il suo tentativo. Ancora Ipswich che adesso ce la sta mettendo tutta per raggiungere il pareggio. Conclusione che pesca l'angolino giusto. Si torna in parità, uno pari a chiusura del primo tempo. E allora si chiude qui il primo tempo, squadra a riposo sul risultato di uno pari. De Falco all'ultimo istante del primo tempo a trovare la rete che vale l'uno pari per l'Ipswich. Secondo tempo al via, Ipswich a battere il primo pallone con l'apertura sulla destra. Controlla a terra. Brigato, palla terminata però fuori. E allora rimessa in gioco con le mani. Fabri. Può andare in avanti, palla profonda che non trova però un compagno libero. Dinepi raccoglie e prova a servire al centro il pallone del suo velenoso. Arriva la conclusione improvvisa di Manozzi che non trova di poco la porta. Manozzi alla fine guadagna un giro dalla bandierina, se ne incaricherà il giocatore in maglia numero 21 che scodella al centro e arriva poi la rete con Brigato che prende il tempo in aria e allora sorpasso Ipswich. Si riprende a giocare. Sea protegge con il fisico, apre sulla sinistra dove Dinepi ha campo per attaccare Fabri a chiudere la linea con la palla carambolata e rimessa. Mancini, bello il suo cross sul palo più lontano, arriva a staccare di testa Sea e allora tre, scusate, e allora due pari, riprende la parità l'Apoel. Simeone è pronto dal vertice sinistro dell'area di rigore a calciare con il destro, guarda prima il posizionamento dei compagni e anche a come Zarfati decide di disporre la barriera per pensare a dove orientare la sua conclusione, se sul primo o sul secondo palo. Parte Simeone, palla fuori. Zarfati dal fondo pronto a rimettere l'estremo difensore in avanti. Manozzi salta di testa, poi pallone che non finisce a terra, ci pensa adesso ad addomesticarlo. Sea, però errore in fase di impostazione, ne può approfittare l'Ipswich che adesso prova ad andare sull'automancino con Simeone. Serve un buon pallone al centro. Tenta Cardinale di prima intenzione. Conclusione, la sua incrociata di sinistro. Fuori. Con le mani. Pallone sulla sinistra. Sventagliato. Raccolto. E allora ancora giocabile per l'Apoel che tenta la linea orizzontale. Giusti. Finisce a terra. Si prosegue a giocare. Vediamo se verrà proposto il cross da Simeone. Simeone direttamente sul primo palo. Respinge Zarfati. Simeone propone ancora il cross. Deve uscire Zarfati, ostacolato da un compagno. Poi palla che resta lì. Illusione della rete. Poi carambola. Pallone che non è entrato. Ed è clamoroso ciò che è successo. Zarfati alla fine. E subito Brigato che tenta di sorprendere Zarfati. Si getta a terra. L'estremo difensore la blocca. Apoel ora a gestire il possesso, triangolo che non si chiude, Simeone
pronto a riprendere a giocare per i suoi. Manozzi, lotta di fisico, se ne va Manozzi, se la porta sul mancino Manozzi. Bella l'azione, manca solo la via della rete. Ultima azione probabilmente dell'incontro con Zarfati, pronto ad andare profondo. Arriva ora la battuta lunga, non c'è però più tempo, si chiude qui l'incontro in parità, due pari tra Apoel e Ipswich Town. Grazie di averci seguito da Lorenzo Lista e Live Sport Academy, è tutto, buona serata.